Padre nei cieli, non possiamo iniziare il nostro studio senza il tuo aiuto. Illumina la nostra mente e aiutaci a imparare la lezione che vuoi che impariamo. Nel nome di Gesù. Amen. Benvenuti al più grande miracolo della storia dell'umanità. Cosa dicono la Bibbia e l'archeologia al riguardo sull'esodo? Esodo 14, 9 Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare vicino a pi di fronte a Balsefon. Gli ci saranno voluti almeno due giorni per fare questo, il tempo approssimativo usato dagli israeliti per attraversare il deserto da Etam. La distruzione dell'umanità dà questo resoconto. Leggiamolo. E quando la terra tornò a essere illuminata di nuovo e il mattino stava sorgendo, gli uomini dell'esercito si fecero avanti con gli archi e le loro armi e prepararono le armi per colpire i nemici di Ra del faraone. Il racconto continua. Dirigendosi a est dal delta orientale. Verso il deserto, l'esercito egiziano non riuscì ad ammazzare il popolo in fuga. Il faraone cercò invano di distruggere il popolo. Ma fallì. Cosa si intende con a est del delta orientale? La distruzione dell'umanità lo cita. Ma dove si trova? È il Mar Rosso. Ecco la mappa. Quale strada percorsero gli egiziani per arrivare al Mar Rosso? Il canale di Tumilat fu probabilmente risistemato durante la XII dinastia ed era apparentemente navigabile durante il regno di Hatshepsut e di Tutmose III. E questo è il periodo dell'esodo, che usò ampiamente la marina sia per motivi economici che militari. Gli egiziani li inseguirono. Volevo prima darvi il racconto biblico e poi quello di Giuseppe Flavio. E tutti i cavalli, tutti i cavalli, non so quanti cavalli erano rimasti, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare, vicino a Pihairot, di fronte a Baalsefon. Cosa ci dice Giuseppe Flavio sulla potenza dell'esercito egiziano? Dice, ora quando gli egiziani ebbero raggiunto gli ebrei, si prepararono a combatterli e grazie al loro grande numero li spinsero in un luogo stretto, perché li seguivano con 600 carri, come dice la Bibbia, 50.000 cavalieri e 200.000 fanti. Tutti armati. Interessanti queste informazioni aggiuntive. Il più grande esercito del mondo antico stava per attaccare la nazione più debole del mondo. E questo si ripeterà alla fine dei tempi. Ma il grande dispiegamento di forza militare era diretto anche... Verso un disastro totale, l'escatologia. La nazione schiava più debole era diretta verso il più grande dispiegamento del potere redentivo del suo grande Dio, Yahweh. È possibile determinare il luogo in cui Israele attraversò. Come chiama la Bibbia questo posto? Pihairot. In una delle nostre lezioni precedenti abbiamo visto che l'enciclopedia cita questo posto, poco sotto al canale di Suez, ma non identifica il punto esatto. L'enciclopedia. Chiediamo a Flavio Giuseppe di dircelo al suo racconto. Potrebbe essere qui Pihairot? Presero anche il passaggio attraverso cui pensavano che gli ebrei avrebbero potuto scappare, chiudendoli tra precipizi inaccessibili e il mare. Se andate su Google Earth troverete un solo posto, un solo posto, dove montagna e mare si incontrano. Pensate che questa montagna e questo mare corrispondano alla descrizione di Giuseppe Flavio? È l'unica montagna, l'unico punto di tutta la costa in cui il mare e le montagne si incontrano. È così logico. Questo punto potrebbe essere Piairoth, dove si accamparono. Su questa mappa vedete un puntino rosso che indica Piairoth. Penso che questo ricercatore abbia fatto un ottimo lavoro. Perché c'erano delle montagne che finivano in mare, questo è Giuseppe Flavio, che erano invalicabili, perché erano impervie e ostruivano la fuga. Quindi essi facevano pressione sugli ebrei con l'esercito. Dove le montagne si congiungevano con il mare. Dall'alto si ha un'immagine ben chiara del campo di battaglia. Ci sono le montagne e poi una grande vallata. Il campo di battaglia. Il versetto 10 dice: Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano dietro loro. Per cui ebbero una gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno. Mi piace. C'è un problema? Preghiamo Dio per il problema. La reazione in caso di crisi di vita o di morte? La crisi? Le crisi? Rivolgiamoci a Dio. I più devoti tra gli israeliti gridarono a Dio. I non religiosi? mormorarono contro Mosè. Quando ho visitato questo sito ho pensato a una frase di uno dei migliori commentari sul libro dell'Esodo, Patriarchi e Profeti. Il Faraone organizzò le sue forze, 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto. 600 carri più tutti i carri, cavalieri, capitani e fanti. Giuseppe Flavio dice 200.000. Il faraone stesso, accompagnato dai dignitari del regno, guidò l'esercito. Per assicurarsi il favore degli dèi e quindi il successo dell'impresa, anche i sacerdoti si unirono alla spedizione. Chi ha riunito le forze per annientare il popolo di Dio? Chiesa e Stato. Quale evento ha preceduto questa sentenza di morte? Il tema del sabato. Esodo 5,5. Il faraone disse: Ecco, il popolo del paese è ora numeroso e voi vorreste fargli interrompere le sue fatiche. Vorresti permettere che adorino di sabato? Interrompendo le loro fatiche. Avevano perso la bellezza del sabato e Mosè la ripristinò. E quando lo fece il faraone fu molto arrabbiato. Voleva una settimana lavorativa di sette giorni. Ma il Signore disse a Mosè: Fai in modo che tornino ad adorarmi nel mio sabato. Come trattò il faraone chi osservava il sabato? Persecuzione severa. Questo si ripeterà. Come ha reagito Dio a chi perseguitava il suo popolo che osservava il sabato? E si ripeterà. Dieci piaghe. Sentite il campanello d'allarme. Escatologia. Tipologia. E poi la sequenza degli eventi alla fine dei tempi. Mosè fece comprendere al popolo che l'ubbidienza a Dio era una condizione essenziale per ottenere la salvezza. Avete capito l'idea? Ma gli oppressori vennero a conoscenza di questi tentativi di ristabilire il riposo del sabato. Il faraone voleva intimorire Israele con un grande dispiegamento di forze. Gli egiziani temevano infatti che la loro sottomissione al dio di Israele li avrebbe esposti alla derisione delle altre nazioni. L'orgoglio. Con questa manifestazione di potenza essi intendevano riconquistare il controllo dei fuggiaschi per renderli nuovamente schiavi e riottenere il prestigio perduto. Ora, per quanto riguarda il punto in cui attraversarono il Mar Rosso, gli Ebrei erano accampati davanti al mare, che sembrava costituire una barriera insormontabile da superare. A sud, alte montagne impedivano il cammino. Vedete le montagne che si spingono fino al mare? Il governo egiziano ha fatto una strada che ci passa intorno. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una gran paura. Erano sotto shock. E i figli d'Israele gridarono all'Eterno. Questi erano quelli devoti. All'improvviso scorsero in lontananza il bagliore delle armature e dei carri dell'avanguardia di un grosso esercito che si dirigeva verso di loro. Qualche istante dopo poterono distinguere con chiarezza tutto l'esercito egiziano impegnato nel loro inseguimento. All'occhio umano, la loro richiesta sembrava senza speranza chiusi a est dal mare, a sud dalle montagne insormontabili, a ovest dal deserto montagnoso e a nord dall'esercito in arrivo degli egiziani, probabilmente conclusero che scappare era impossibile. Inoltre erano disarmati e non preparati a combattere. Alla fine non avevano ancora imparato a fidarsi del potere e della protezione di Dio. Se avete accettato Dio come colui che si provvede a voi, dovete fidarvi di Lui anche quando le circostanze sembrano sfavorevoli. Questo è un modo per sviluppare la fiducia e la fede in Dio. E siate felici. Vuole rivelarvi il suo amore che protegge e salvarci dalla distruzione per mano dei nostri nemici. Date la colpa a qualcuno per le circostanze del momento, come Adamo ed Eva? Se Dio forse ha permesso tutto questo, è per un motivo. Non è sempre il diavolo o qualcun altro. A volte è Dio che ci porta in queste situazioni difficili. Fidiamoci di Lui. Versetto 12. Non era forse questo? di cui ti parlavamo in Egitto, questo credo sia il gruppo mescolato, dicendoti Lasciaci stare, così potremo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. È una forma di isterismo. Giuseppe Flavio dice che erano pronti a lapidare il loro leader Mosè. Povero Mosè. I figli di Israele erano stati felici di ricevere la notizia della libertà e non vedevano l'ora di lasciare la scena della schiavitù. Ma la via era faticosa e alla lunga persero il coraggio. Il viaggio li aveva portati verso colline brulle e pianure desolate. La terza notte si trovarono bloccati da ogni lato da catene montuose mentre il Mar Rosso si estendeva davanti a loro. Erano perplessi e si lamentavano molto della loro condizione. Davano la colpa a Mosè per averli portati in quel posto, perché credevano di aver preso la strada sbagliata. Date a volte la colpa a Dio per la vostra situazione? Di sicuro, dicevano... Non è la strada per il deserto del Sinai né per la terra di Canaan, promessa ai nostri padri. Non possiamo andare oltre, ma dobbiamo ora entrare nelle acque del Mar Rosso o tornare indietro verso l'Egitto. Quanto si sentivano impotenti davanti al nemico potente. I lamenti di donne e bambini terrorizzati. Insieme... Ai muggiti del bestiame spaventato e il belato delle pecore, si aggiungevano alla terribile confusione della situazione. Mosè stava per rinunciare, dicendo: Mi spiace, non riesco più a gestire la situazione? O avrebbe gridato alla gente? O incolpato Dio? Cosa avrebbe fatto Mosè? Essendo in quella posizione per aver obbedito alle direttive divine, Mosè non aveva paura delle conseguenze. Se fate ciò che è giusto, non temete le conseguenze. Obedite a Dio? Sono sicuro di sì. Allora permettetegli di prendersi cura delle conseguenze che state vivendo. Versetto 13. Ma Mosè disse al popolo, non temete, non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi. Ora, poiché gli egiziani che oggi vedete, non li vedrete mai più. Mai più. Escatologia. Proprio mentre gli egiziani si avvicinavano per catturare quella facile preda, la nuvola assunse la forma di una colonna e si sollevò maestosa nel cielo. Oltrepassò gli israeliti e si posò fra loro e l'esercito degli egiziani. Un muro di tenebre si interpose tra i perseguitati e i persecutori come colpì gli egiziani. Gli egiziani non potevano più vedere l'accampamento degli ebrei e furono costretti a fermarsi a causa della nuvola. Quando calarono le tenebre della notte, la nuvola, che formava una barriera, divenne luminosa dalla parte dell'accampamento degli ebrei, rischiarando tutto a giorno. Gli egiziani non la vedevano. Qual era esattamente lo scopo della colonna di nuvola di giorno e della colonna di fuoco di notte? Gesù era a capo del vasto esercito. La colonna di nuvola di giorno e la colonna di fuoco la notte rappresentavano il capo divino. L'Eterno combatterà per voi. E voi ve ne starete tranquilli. Non c'era modo per gli schiavi israeliti di combattere il potente esercito egiziano. Non c'è modo in cui i poveri schiavi del peccato possano combattere il nemico del male. Cosa accadde al potente esercito egiziano quando raggiunse i suoi nemici? Per tutta la notte. Risuonò il calpestio delle schiere di Israeliti che attraversavano il Mar Rosso tutta la notte, ma la nuvola li nascondeva alla vista dei nemici. Gli egiziani, stanchi per la rapida marcia, si accamparono presso la costa per la notte. Vedevano gli ebrei solo poco avanti a loro e non sembrava esserci in nessuna via di fuga decisero di riposare per una notte e procedere a catturarli facilmente la mattina. La notte era molto scura. Le nuvole sembravano avvolgerli come fossero una sostanza tangibile. Un sonno profondo cadde sull'accampamento. Persino le sentinelle si assopirono nei loro appostamenti. Versetto 15. Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figli di Israele di andare avanti. Mosè, di loro di andare avanti. Gli Israeliti non dovevano rimanere inattivi completamente mentre il Signore li liberava. Dovevano andare avanti. E facendo così, potevano testimoniare l'onnipotenza di Dio. Andiamo avanti. Non siamo inattivi in una situazione di crisi. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Per un breve istante ho rivissuto il grande dispiegamento del potere di Dio. Ho preso quell'oggetto bianco e ho ripensato a Mosè. Quando colpì quelle acque, quelle stesse acque, ci fu un rumore enorme e le acque si divisero. Dio aveva bisogno dell'aiuto di Mosè per creare una strada nel Mar Rosso? No. C'era potere magico nel suo bastone? No. Dio scelse di nuovo di operare per mezzo di Mosè? affinché il popolo si fidasse in modo più completo del capo designato. Opera sempre secondo il principio di utilizzare azioni umane consacrate per portare a termine il suo operato sulla terra quando e, se possibile, Dio vuole usare voi. Versetti 17 e 18. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani ed essi li inseguiranno. Così io trarrò gloria dal Faraone, da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno, quando trarrò gloria dal Faraone, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio, che camminava davanti all'accampamento di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro a loro. L'angelo di Dio, Gesù Cristo, e la colonna di nuvole di giorno e la colonna di fuoco la notte. Andò così a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento di Israele, e la nube produceva tenebre per gli uni, mentre faceva luce agli altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si avvicinò all'altro. La notte avanzò velocemente, intensificando il muro impenetrabile di oscurità fatto dalla nuvola. Mentre dal lato, rivolto verso gli Israeliti, la colonna aveva l'aspetto di una torcia luminosa che illuminava tutto l'accampamento, rendendo facile la preparazione alla marcia come se fosse stato di giorno. Nella notte oscura, Dio fece la luce vuole portare luce e luminosità nelle vostre ore più scure, amici miei. In questo modo si poteva riunire il bestiame. Le bestie da soma furono raggruppate e caricate, e le varie tribù e famiglie si organizzarono in ordine per la marcia. Erano solo in attesa del segnale per partire. Riuscite a immaginare quella vasta folla di due milioni di persone. La prossima volta impareremo di più sulla grande liberazione della storia dell'uomo, l'Esodo. Questo grande atto di salvezza è così importante che ha costruito tutta la sua legge santa su queste fondamenta. Eccole qui, Esodo 20, versetto 1, il primo dei dieci comandamenti. Allora Dio... Pronunziò tutte queste parole, dicendo: Io sono l'Eterno, il tuo Dio. E tra l'altro le montagne tremarono quando parlò. Sono l'Eterno, il tuo Dio. Si può sentire il Suo potere, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. È la prima cosa da ricordare prima di leggere la successiva sezione. I dieci comandamenti. E prima di leggere i dieci comandamenti, meditate per un attimo sulla grazia immeritata di Dio. La grazia immeritata di Dio e la redenzione. E poi continuate a leggere i dieci comandamenti. Siete intrappolati nel peccato della disonestà? raccontando bugie, prendendo cose che non vi appartengono. Il Dio che ha rivelato il suo potere e liberato due milioni di persone dalla schiavitù e ha distrutto la più grande potenza militare dell'epoca, vi può liberare da non ruberai. Non guardate un comandamento isolato. Guardate il primo versetto. È un Dio che può liberare. Siete una persona migliore. Odiate qualcuno. Volete uccidere qualcuno col pensiero. State lottando in vano per trovare la pace del cuore in questa schiavitù di emozioni negative. Prima che Dio dicesse non devi uccidere, ha detto: Ho liberato un popolo intero di schiavi dalla schiavitù. Posso aiutarti? Posso aiutarti e liberarti dalla schiavitù dell'odio? Sei preso da una piacevole o spiacevole storia extramatrimoniale? Il peccato di oggi, la pornografia e altro. Ho delle belle notizie per te, mio caro amico. Il Dio che ha detto non commetterai adulterio ha anche detto ho liberato non uno ma due milioni di persone dalla schiavitù. Ho il potere di liberare te dalla forte schiavitù dell'infedeltà allo stesso modo. Leggete i dieci comandamenti alla luce del primo versetto. È un Dio che redime. Le richieste di Dio per voi e per me sono di vivere una vita santa, sulla base di una storia vera, quella dell'Esodo. È un Dio che può salvare. Non permettete al diavolo di dirvi che è impossibile, o vostro marito, o vostra moglie, o chiunque altro. Se darete il permesso a Dio, sperimenterete la libertà. Padre nei cieli, grazie per essere un Dio così amorevole. Grazie perché liberi le persone, gli schiavi che non se lo meritano. Per favore, salvaci dalle grinfie dei nemici. Nel nome di Gesù. Amen.